La fissione è la divisione di un nucleo atomico pesante in due parti, più raramente in tre, pressappoco uguali tra loro con emissione di neutroni e raggi gamma. Può avvenire spontaneamente o a causa di un bombardamento di neutroni, di particelle cariche, di raggi gamma. Questo processo di fissione libera un'enorme quantità di energia che nelle centrali nucleari, per esempio, viene controllata e il calore prodotto convogliato in energia elettrica. La fissione può avvenire con atomi il cui numero atomico, cioè il totale di neutroni e protoni, è superiore a 100, ma è molto più probabile con elementi di numero atomico 230 circa. Nelle centrali nucleari si usano isotopi di uranio con numero di massa 235 o 238. Va ricordato che un isotopo è un atomo di un elemento con lo stesso numero di protoni, ma diverso numero di neutroni. Nella fissione indotta, il neutrone che incide sul nucleo e che viene assorbito cede la propria energia al nucleo stesso. Questo assume dapprima una forma allungata con strozzatura centrale e poi si divide in due emettendo due o tre neutroni e altri prodotti di fissione. I frammenti vengono scagliati all'intorno a forte velocità e assumono forma sferica perché tornano a prevalere le forze nucleari attrattive. La massa dei due nuovi nuclei è inferiore a quella di partenza perché il processo sviluppa molta energia. Secondo la ben nota relazione di Einstein, E uguale mc quadro, in cui c è la velocità della luce nel vuoto. I neutroni emessi durante la fissione possono a loro volta produrre altre fissioni in una reazione a catena. In una reazione nucleare a catena, un neutrone, scontrandosi con un nucleo, causa la sua fissione e il rilascio di due o più neutroni che, a loro volta, si scontrano con altri nuclei, producendo ancora più neutroni. Per chiarezza, i frammenti di fissione non sono rappresentati in questa animazione. Una reazione a catena porta ad una liberazione di energia che cresce in modo esponenziale, come il numero dei neutroni prodotti. Tale reazione può essere controllata, come nelle centrali nucleari di uso civile, dove il processo è molto lento e la liberazione di energia è graduale, oppure incontrollata, come negli ordigni nucleari, dove il processo è pressoché istantaneo e si ha una totale liberazione dell'energia disponibile in pochissime frazioni di secondo. Un bilancio energetico della reazione di fissione può essere riassunto nella tabella a destra. Il valore dell'energia sviluppata in una reazione a catena è enorme, tenendo conto che circa un millesimo della massa iniziale viene trasformato in energia. La fissione di un chilogrammo di uranio 235 sviluppa la stessa energia della combustione di 2500 tonnellate di carbone o dell'esplosione di 26.000 tonnellate di tritolo. A volte, i neutroni emessi non provocano un'altra fissione, ma una diversa reazione nucleare, quella per cui un nucleo d'uranio 238 genera un nucleo di plutonio, radioattivo e molto pericoloso.